buongiorno a tutti. Vi dà il benvenuto il presidente del Circolo Unione Operaia di Colonnata. Per chi non mi conosce, vedo anche facce nuove. Mi chiamo Francesco Mariani, sono presidente del Circolo da 4 anni. Mi occupo sul territorio dello spazio espositivo La Soffitta, che è un ente nato, una galleria storica, nata negli anni 60, 1964, da due operai che ebbero la brillantissima idea di portare una galleria d'arte all'interno di un circolo, mossa vincente all'epoca, io credo, e ancora oggi valida. Valida perché è una galleria che va controcorrente, ve lo dico subito, è sempre andata, perché continua a andare e lavora con i volontari. Quindi le mostre che facciamo all'interno della galleria Soffitta Spazio delle Arti viaggia a volontariato e a contributo. Stamani mattina inauguriamo e dedichiamo la mostra a Scatizzi, che è un nome della storia dell'arte, io credo. Nasce nel 1918, muore nel 2009, percorre il XX secolo e conosce gli artisti fiorentini e non. Conosce anche artisti internazionali, non è compito mio dire questo, io lavoro sull'organizzazione, però vi posso assicurare che la storia dell'arte la sto studiando, l'ho sempre studiata e credo che Scatizzi averlo qui stamani mattina per me è un onore. Quindi ringrazio soprattutto Alberto Di Loiuti, che è qui con me alla mia sinistra, che è la prima persona veramente che voglio ringraziare, senza di lui non potevamo fare niente. Come ringrazio ovviamente anche l'assessore che è qui con noi, la Donatella Colini, grazie di essere qui in rappresentanza del comune, ma anche un altro personaggio che è qui alla mia destra, che è Carlo Sarri, collezionista sestese, perché a Sesto Fiorentino ci sono tanti collezionisti anche. Io l'ho voluto coinvolgere e questo ti ringrazio di aver accettato l'invito, proprio per far capire i motivi che un collezionista possa avere un ruolo importante in una galleria e in un progetto così importante. Buongiorno a tutti, sono Donatella Colini, parlo in rappresentanza dell'amministrazione comunale di Sesto Fiorentino e ancora una volta in questo luogo, nella soffitta, si realizza un evento culturale importante. Noi siamo veramente grati ai volontari e alle associazioni che consentono a questa città di ricoprire un ruolo nella, non soltanto nell'area, nella regione, in Italia, penso anche a mostre precedenti, come un protagonista culturale, come un luogo in cui l'arte trova una possibilità di diventare conosciuta, popolare nella sua assoluta grandezza. Credo che riuscire a coniugare questi due aspetti sia uno degli elementi fondamentali dell'esperienza della soffitta e quindi come amministrazione siamo assolutamente lieti di questo evento e di questa magnifica opportunità. Un piccolo dettaglio personale: se potessi essere collezionista e avere un quadro di Scatizzi sarei molto molto felice, ma ahimè non mi è mai riuscito.
vi ricordo che la Soffitta inizia la stagione 2018-2019 appunto con la prima mostra. Faremo altri 6 o 7 appuntamenti importantissimi con nuove proposte che non vi anticipo, perché via via, se ci seguite, veramente abbiamo allargato e abbiamo aperto anche nuove finestre. Allora Alberto. Ma intanto vi ringrazio per aver dato questa opportunità che sorge da un'idea di Carlo Sarri, diciamo un importante collezionista di scatizzi, che mano a mano che veniva in galleria da me ha cominciato a fare una ricerca specifica e sicura dei quadri di scatizzi, cercando la qualità e la sicurezza contemporaneamente. Le è venuto in mente di fare con le sue opere una mostra, anche perché quest'anno capita il centenario della nascita di Scatizzi, e mi ha dato la possibilità di curargliela, di preparare un catalogo e di far vedere quelle che sono le cose di Scatizzi che normalmente in giro non vengono trovate, diciamo. Queste qui sono cose ricercate che escono proprio dalla casa di un collezionista. Quindi non sono le cose di mercato che vengono trovate normalmente, ma è una ricerca che è stata portata avanti da lui per anni e anni e anni, e che ha voluto in questo modo farla vedere anche al pubblico. E io sono felice di aver curato questa mostra proprio mettendo anche qualche cosa della mia galleria a sua disposizione, e per rendere, diciamo, un omaggio che ha voluto lui a Scatizzi. Grazie. Carlo, due parole sono doverose. Perché un collezionista fa un progetto così? Buongiorno a tutti, credo che qualcuno, anzi molte persone mi conoscono. Io sono Sarri Carlo e qui mi dicono io sono un grande collezionista. Mi piace e Scatizzi mi ha sempre intrigato. Io ho fatto un altro tipo di lavoro, però l'arte e il bello mi è sempre piaciuto, come mi permetto di dire. E avvicinarmi a Scatizzi è stata una cosa, una sensibilità interiore, forse dovuta anche a problemi miei nella vita, perché nella vita... E mi sono buttato a fare questa idea. Però tutto questo, che è nato da un'idea, ma senza la collaborazione di questi due signori, qui non ci sarebbe niente. I quadri sarebbero rimasti dai collezionisti, che ringrazio, che mi hanno dato tanti quadri per permettere di avere questa bella esposizione. Più il signore qui, che è il curatore e il nipote di Scatizzi, lui ha partecipato con tanti quadri e poi con la sua abilità, e quindi il mio è un ringraziamento a tutte le persone che hanno permesso di fare questa mostra. Quindi grazie a tutti e grazie a tutte le persone che vedo qui. Penso che vi sia piaciuto. Di nuovo, buongiorno. E vorrei ringraziare anche un'altra persona qui con noi, che è la Maria Donata Spadolini, che ha contribuito anche con le sue opere in collezione. Quindi sono opere personali di lei che ci ha concesso gentilmente di esporre. Quindi la ringrazio ulteriormente. Che dire, se ci sono domande, qui ci sono tutti i personaggi ovviamente, quindi fatele pure. Perché è un momento talmente importante che capire un artista non è facile.
anche per chi vi parla, perché chi vi parla va alla ricerca. Io mi ritengo sempre un rompicoglioni, continuo a dirlo perché continua. Sì, io sono molto franco nelle mie espressioni, siamo tutti maturi, però sono uno che va a suonare campanelli. Abbiamo creato un evento importante e a 100 anni dalla nascita la soffitta Spazio delle Arti gli deve veramente una delle prime cose, perle che veramente possiamo fare. Noi si sta facendo questo, vi ringrazio tutti, se volete aggiungere qualche cos'altro, se no noi inauguriamo ufficialmente e vi ricordo potete anche usufruire del buffet. Grazie ancora di essere intervenuti.